Ok, allora riprendiamo, eh, perfetto. riprendiamo da dove eravamo, riprendo un attimo in mano le slide così vediamo se mh, ho saltato qualcosa, quindi abbiamo l'inserimento di un componente, <coughs> inserisce l'inverti, solita questione come nelle fasi di labbrazione, L'indice, come vi ho detto, è la chiave di accesso per il collegamento delle istinte basi di variazione che eh, dovremmo vederle comunque verso la fine della mattinata molto velocemente sono se abbastanza semplici l'utilizzo delle istinte basi di variazione. Ecco, una cosa che ecco, mi sono dimenticato di dire, ecco perché le slide sono utili a volte. È questa: quando voi andate a inserire un componente, ma naturalmente comunque il programma vi blocca, quindi in realtà eh, lo vedreste già in inserimento. Ci sono delle condizioni, allora se io, devo, se io metto un codice componente, obbligatoriamente non me lo fa confermare se non metto la quantità e me lo conferma. Se invece io metto un componente e un indice, vedete che ha la conferma il programma non mi blocca e me lo salva. Questo perché ci sono delle condizioni che, se non metto un indice, ma metto soltanto il codice obbligatoriamente devo mettere la quantità e viceversa cioè se metto la quantità non metto un indice obbligatoriamente devo mettere un codice articolo se invece metto un indice posso mettere soltanto il codice senza quantità o posso mettere soltanto la quantità senza codice per esempio io metto un indice metto soltanto una quantità 1 e vedete che me lo fa salvare ok questo perché naturalmente con l'utilizzo delle distinte basi di variazione ha un senso logico però c'è questo controllo. Quindi obbligatoriamente col codice obbligatoria la quantità se non esiste indice o se esiste indice uno dei due. Oppure l'indice da solo, perché nulla mi vieta che io metto una riga soltanto con indice. Okay? E mancava questa cosa qui. E allora, se cerchiamo di starci. Samantha mi chiede se la pausa sarà circa le 12.30. Cerchiamo di stare entro le 12.30, poi se ho bisogno di 10 minuti, se qualcuno magari deve andare via, poi dopo magari quello che ho dato in quei 10 minuti lo riprendiamo velocemente dopo la pausa, perché volevo almeno parlare di strutture e guardare le distinte basi di variazione almeno velocemente. ok? Perfetto. Il campo quantità come vi dicevo, quindi gli operatori, le varie funzioni intero valore assoluto, la IF e le variabili Q, W e V, F le abbiamo visto, la Q la vediamo quando parliamo di distinta base di variazione, sono ammessi X, Y, Z, C le vediamo quando parliamo di strutture, quindi anche questi due concetti li prendiamo in mattinata, C, K, W, R, S, T e la chiocciola abbiamo visto quindi a cosa servono. Esistenza, ehm, il fatto di focalizzare quindi un articolo che potrebbe avere delle particolarità e quindi magari di essere trattato in maniera diversa perché io magari metto una nota componente ma in più lo metto anche in evidenza, quindi posso metterli in evidenza nei documenti di lavorazione, i dati del componente, in evidenza per lavorazione o eh, diciamo eh, entrambi, quindi li metto eh, in entrambi nei documenti. Ecco come vi dicevo comunque nei vari documenti di produzione. Può essere messo in evidenza il componente con un altro colore. Ok, quindi è sempre per questa questione degli alert. Abbiamo il campo del controllo che lo vediamo eh, successivamente. Adesso volevo, par volevo parlare delle condizioni. Allora, ogni componente può essere condizionato, cioè io lo posso vero codificare, ma eh, esistono una serie di condizioni. Nulla mi vieta che io quella produzione può avere. Eh, I componenti in quella produzione hanno delle, varie, delle condizioni. Quindi è anche un altro modo in realtà per eh, sviluppare una distinta base condizionata, variata rispetto a quella che io effettivamente ho scritto nell'archivio delle distinte basi. Vediamo quali sono le condizioni che vediamo in mattinata. Naturalmente abbiamo la condizione di impegni che quella riguarda gli avanzamenti di produzione. Vedremo poi quando guardo, vedremo gli avanzamenti che se io metto una condizione di tipo magazzino, quel componente mi viene impegnato su quel magazzino lì, che ho impostato qui nelle condizioni. Dopo vediamo anche dov'è la finestra delle condizioni. Ho la condizione di tipo articolo. Prodotto finito semilavorato e ve la faccio vedere velocemente a cosa serve. La condizione di tipo cliente: cioè se produco per un certo cliente quel componente me lo prendi altrimenti no. Oppure ho l'inclusione e l'esclusione: quindi il contrario: cioè me lo prendi eh, per tutti, tranne per quel cliente. L'includi e l'escludi, un po' come eh, la questione di inverti e sostituisci, in questo caso alla valenza, cioè. È un po' la negazione della condizione. L'includi, cioè ad esempio il cliente, io metto un codice conto, quel componente me lo includi soltanto per la produzione per quel codice conto cliente. Se metto l'escludi, cioè me lo prendi sempre quando eh, produco per quel codice conto che ho messo lì nella condizione, non me lo prendi. Quindi dopo ve le faccio vedere. Ho la condizione di data, quindi di validità. La condizione di data ha una duplice funzione, cioè. <coughs> mi permette di dire a quale data naturalmente fa far partire la, la condizione del componente, cioè io lo potrei prendere entro una certa data, oppure lo potrei prendere a partire da oggi, oppure lo potrei prendere fino a domani, quindi posso mettere delle varie condizioni di data, oppure ha una funzione di storicizzazione, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io eh, per un certo periodo di tempo ho utilizzato quel componente, magari nel 2023 da oggi quel fornitore non me lo fornisce più perché magari è obsoleto, la azienda madre ne produce lo stesso ma con un'altra marca, un altro codice. Quindi io mi voglio mantenere lo storico all'interno della distinta base che per quel periodo ho utilizzato quel componente perché magari mi serve a me nel caso dei cambi per vedere in quel periodo quel prodotto finito che cosa è stato prodotto, inserisco una nuova riga di componente con una condizione adatta naturalmente oppure senza condizione data però naturalmente se voglio mantenere una linearità nella scadenza posso mettere anche a partire da una certa data in cui avrò quindi sia il componente che avevo nelle produzioni precedenti con quel range di dati da quella data a quella data, cioè storicizzato, in più avrò una riga dello stesso componente con una nuova data di partenza. Quindi questo serve per storicizzare i componenti. C'è una gestione delle taglie, perché poi vedremo anche successivamente che è una distinta base, può essere anche fatta su un articolo, prodotto finito, che utilizza le taglie utilizzate soprattutto nell'ambito tessile, quindi nell'ambito dell'abbigliamento, del calzaturificio eccetera. E poi ho tutte delle varie condizioni di avanzamento di produzione che oggi non tocchiamo perché sono quelle relative proprio agli avanzamenti di produzione dei corsi della settimana prossima. <coughs> Inclusione e esclusione, come vi dicevo, quindi includi il componente nello sviluppo della distinta base, deve essere sempre considerato se si verifica la condizione, il contrario, cioè la negazione e l'escludi, nello sviluppo della distinta base deve essere sempre considerato tranne nel caso in cui si verifica mh, la condizione. Allora, lì vediamo come si attiva naturalmente la finestra delle condizioni quando vado a creare, a codificare un nuovo componente. Quindi io metto un codice, metto componente tipo 0,1, metto quantità 1, molto semplice. Condizioni. Allora, se io praticamente faccio l'invio su tutti i campi, la finestra mi si apre in maniera automatica, ma chi mi va a pilotare questo automatismo è un parametro di produzione. Se io vado in azienda, una grafica azienda adesso ho, non me li fa modificare ma tanto ve lo devo far solo vedere, vado nel, nei dati aziendali, quindi filtro per produzione, parametri di produzione, ho un eh, parametro che si chiama apertura automatica finestra condizioni, questo qui che vedete dove c'è il flag, il primo flag sotto prezzo sml automatico di calcolo, che se è flaggato naturalmente praticamente eh, mi apre automaticamente all'invio di tutti i campi la finestra delle condizioni se quel campo non è attivo quindi il parametro non è attivo naturalmente per aprire la finestra delle condizioni io devo cliccare sul tasto condizioni quindi si apre la finestra delle condizioni in questo caso non vedo la condizione taglia perché è il prodotto finito nella taglia ma quella la vedremo in un altro articolo allora facciamo finta eh, questo componente me lo produci soltanto quando io produco per il cliente altro gusto SPA. Quindi io vado a produrre questa uh, distinta base per altro gusto SPA e vediamo come funziona la condizione. Articolo, corso, vado a mettere il codice cliente altro gusto SPA, stampo. E vedete che lui mi ha preso sia il cioccolato bianco sia il componente 1. Facciamo invece che non produciamo per il cliente e quindi vediamo qual è il risultato dello sviluppo. Naturalmente lui legge che c'è una condizione tipo cliente, non sto producendo per altro gusto SPA e quel componente non me lo prende. Come funziona l'escludi? Cioè il contrario, la negazione. Cioè se io gli dico questo componente me lo escludi per questo codice conto, cioè vorrà dire che quando io produco qui è il contrario, cioè se io produco per nessun codice cliente o un codice cliente diverso da questo SPA, lui quel componente me lo prende, infatti vedete che io ho due righe, altrimenti se io lo vado a mettere il codice conto, lui naturalmente legge la condizione negata, funziona al contrario e non me lo prende, quindi l'inclusione e l'esclusione diciamo ha questo effetto. La condizione di data naturalmente mh, sempre con l'include e esclude stessa cosa. Io gli dico questo qui me lo prendi a partire dallo 05 e 04. Se io adesso vado a produrre alla data di oggi, na, 0404, naturalmente io produco. Lui cosa mi dice? Non me lo prende. Se io produco allo 05. Lui me lo prende. Quindi vedete anche qui ha questa valenza di data. Quello che vi dicevo, naturalmente, della storicizzazione è questa: cioè se io qui gli vado a mettere che questo componente è stato utilizzato dallo 0101 22 al 31 12 22, così vuol dire che è storicizzato. Quindi andrò a un nuovo componente che magari avevo l'altro che è il componente che è 01 bis che magari è lo stesso ma ha cambiato codice. A questo punto questo qui è partito dallo 010123. Ecco questo praticamente vi serve per ehm, vedere che c'è uno storico di utilizzo del componente. Naturalmente questo c'è, ma in tutte le produzioni a partire dallo 010123 non è mai stato preso. Ok, questi dati di condizione in realtà li vedete anche qua, eh, ci sono delle colonne attivabili che sono questi qui, vedete, inclusione, esclusione, data, da data a data, adesso io li attivo tutti e qui vi fa vedere i dati, cioè io ho un, una, una condizione di inclusione da questa data a questa data. E qui ho una condizione di inclusione a partire da questa data. Quindi questi dati, alcuni dati delle condizioni, li potete vedere anche qua, senza stare ad andare direttamente dentro il dettaglio delle condizioni di un componente. Okay? Queste sono colonne che in realtà potete spostare come vi pare nell'ordinamento che meglio credete. Okay? C'è un altro dato che è lo stato, adesso in questo caso non ce l'ho. Eh, faccio un attimo un'altra piccola parentesi, visto che apriamo un attimo eh, diciamo questi, queste colonne della finestra, adesso io qui in realtà non ce l'ho da farvelo vedere però proviamo a tirarlo fuori il dato, se ho un componente, vado nella zona grafica e lo cancello, ok, quindi è cancellato, precancellato, naturalmente ho anche uno stato, eh? vedete qui la colonna mi riporta anche lo stato. Questo articolo è precancellato logicamente. Questo vi serve a voi anche per capire in realtà magari sulla base dell'esistenza esistenze, soprattutto nel caso dei strutturati, quando c'è la creazione per cancellazione più annullamento, quando, quando il progressivo va a zero, l'articolo si cancella, si precancella. Quindi vi serve anche a voi per capire se ci sono, in che situazione comunque si trova questo, lo stato di questo articolo. Quindi è anche un altro dato che avete. Ok, adesso io l'ho tolto e infatti lo stato mi è ritornato vuoto. Perfetto. Condizioni, eh, ci manca praticamente semplicemente la condizione per articolo, eh, per prodotto finito semilavorato. Qual è eh, il senso? Il senso è questo, cioè quando ehm, facciamo finta che... Componente 1 bis me lo, adesso gli togliamo la condizione, questa, e gli mettiamo una condizione di semilavorato a primo livello, diciamo che solitamente si utilizza il semilavorato, perché a primo livello tutti sono semilavorati, il prodotto finito è un po' più particolare, eh, poi in realtà adesso vediamo la differenza, quindi lui, io gli dico me lo produci quando, cioè questo componente me lo tieni in considerazione quando io produco... Eh, Vabbè, lui stesso, articolo corso, quando lui è un semilavorato. Ok, quindi io adesso produco articolo corso, quindi faccio la stampa e vediamo se ci mette il 3 bis. Ok, l'altro naturalmente non ce lo mette perché ha la condizione di storicizzazione eh? e ce l'ha messa. Perché quello lì è un semilavorato, cioè io sto producendo quell'articolo prodotto finito, ma allo stesso tempo è un semilavorato. Quando noi produciamo qualcosa, per noi tutto è semilavorato, tutto è prodotto finito. Il concetto inizia ad esserci quando qualcuno entra a far parte di un'altra distinta base. Prendo articoli tipo demo, vado ad aggiungere come componente l'articolo di tipo corso, quindi gli vado ad aggiungere un semilavorato. Ok. In questo caso, praticamente, lui è un semilavorato, quindi sicuramente se io vado a sviluppare a livelli, in questo caso vediamo un'altra stampa, la stampa di stinta base si ferma allo sviluppo del primo livello, cioè mi fa vedere il codice semilavorato. Invece, la stampa di sviluppo di stinta base a livelli mi fa vedere anche i componenti dei suoi semilavorati. Quindi se io qui metto eh, l'articolo demo ok e stampo... Vediamo che mi fa vedere eh, il componente, ecco anche in questo caso. Vedete, in quella livelli, siccome c'era il controllo di eh, evidenza, lui me lo sta mettendo in evidenza. Vedete che è blu? E mi dice anche che è evidenza per lavorazione, in lavorazione, L. Quindi anche in questa stampa, ad esempio, ritorna il concetto del, del marcare il componente come alert. Ok. E, e vediamo che c'è il componente. Perché gli ho detto condizioni semilavorato? In questo caso, lui ha un semilavorato dell'articolo demo. Se io mettevo invece che questo qui me lo devi prendere. Quando questo qui ha un prodotto finito, quindi se io produco articolo corso a logica, lui me lo dovrebbe prendere, perché lui ha un prodotto finito in questo caso. Io sto producendo lui anche se il prodotto finito è semilavorato, in questo caso è la stessa cosa, me lo mette. Se invece vado a produrre articolo demo, ok, e faccio la stampa, siccome gli ho messo che la condizione è una condizione praticamente ehm, di prodotto finito, in questo caso l'articolo corso è un semilavorato dell'articolo demo, allora quel componente non me lo prende. Come facevo a farglielo prendere? Potevo farglielo prendere, ad esempio, mettendo la condizione nell'articolo di tipo corso che questo qui me lo prendi soltanto quando io produco il prodotto finito articolo demo. Allora, in questo caso, se vado a fare la stampa, lui me lo riprende perché in questo caso il prodotto finito è l'articolo di tipo demo. Infatti, se adesso vado a produrre al contrario l'articolo corso, Vediamo che non me lo prende perché l'articolo corso, in questo caso il prodotto finito, e invece è condizionato al prodotto finito articolo demo. Ok. È chiaro, anche questo di solito non è tanto chiaro, bisogna un po' rispiegarlo, però non so se sia stato chiaro, è chiaro come si utilizza la condizione, la differenza fra prodotto finito e semilavorato? Ok, Samante immaginavo perché naturalmente non sono concetti facili. Allora, provo a rispiegarlo velocemente. Quando io vado a produrre, vado a inserire un componente, ok, Rosaria lo, lo vado a rispiegare. Allora, io sono dentro una distinta base, ok? Articolo corso, componente bis, condizione... Allora, semplifichiamo la distinta base, togliamo un po' di righe. Facciamo... Ok, lasciamo il cioccolato che mi verrà sempre fuori, ma voglio condizionare questo al concetto di semilavorato e prodotto finito. Quindi condizione: io gli dico, questo componente me lo devi prendere nello sviluppo quando io sto producendo il prodotto finito articolo demo. Che senso ha che io lo metto all'interno dell'articolo di, di tipo corso? Perché come abbiamo detto. Ogni articolo con distinta base può essere un semilavorato di un altro articolo e di conseguenza diventa un semilavorato di un prodotto finito. Quindi, se io produco l'articolo di tipo corso, questo componente bis non mi viene preso perché io gli ho dato la condizione che lui me lo deve prendere soltanto quando io produco l'articolo prodotto finito articolo demo, infatti non lo vediamo. Però naturalmente quando la condizione è valida, quando questo articolo corso entra a far parte dell'articolo demo, altrimenti non è che se io qui non ho questa riga, vado a produrre l'articolo demo, mi aspetto che mi trovo componente 01 bis, no, perché non c'entra niente, cioè non ho collegato le due distinte basi, quindi io devo avere naturalmente l'articolo corso come semilavorato. Siccome ho messo in esistenza di condizione che, cioè una condizione che dice: quando io produco l'articolo demo, dentro i vari articoli, eh, diciamo dentro l'articolo corso, c'è questo componente che ha questa condizione, prodotto finito articolo demo. Sicuramente vedremo che nello sviluppo della distinta base l'articolo componente 01 bis mi compare, perché io in questo caso non sto producendo l'articolo corso, ma io sto producendo l'articolo demo. Ok? Quindi io stampo e vediamo che lo sviluppo mi tirerà fuori anche il componente bis, proprio perché c'è la condizione. Se io invece richiamo questa condizione e gli dico, me lo prendi quando produci articolo corso come prodotto finito. Quindi in questo caso, naturalmente, se io produco come prodotto finito l'articolo corso lui naturalmente me lo prende perché la condizione è valida. Se stampo lo vedo. Ma se io richiamo l'articolo demo che al suo interno ha come semilavorato l'articolo corso, naturalmente quel componente non lo vedo perché è condizionato che lo devo prendere soltanto quando articolo corso è prodotto finito. In questo caso articolo corso non è prodotto finito, è semilavorato e infatti lui non me lo prende. Samantha, Rosario, avete un po' capito meglio ancora? Ok, perfetto. ok, Taglie, vediamo l'ultima cosa delle taglie. Prendiamo un articolo a taglia, in questo caso la mia è un'azienda di tipo alimentare, quindi le ho inserite sull'impasto della pizza. Vediamo, quindi è un articolo a taglia. Naturalmente, le taglie dove sono? Molto velocemente, questi sono argomenti di magazzino, ma comunque visto che li trattiamo ve li faccio vedere. Magazzino, tabelle aziendali taglie, esatto mi Michele, pizza taglie, <ride> abbiamo eh, la taglia dell'impasto che per me è 0,5, 1,15 che per me corrisponde in questo caso a mezzo chilo, un chilo, un chilo e mezzo, ok? Gli do una, una taglia di riferimento che è 1. Quando parliamo eh, di taglie in produzione dobbiamo andare a definire i coefficienti di consumo, in questo caso abbiamo una duplice valenza perché quando noi andiamo a codificare un articolo a taglia, adesso lo faccio vedere. Prendo questo impasto pizza, che così è già fatto. Allora, innanzitutto, quando codifichiamo un articolo a taglia, come seconda metà di misura, devo andare a definire una taglia. In questo caso, diciamo che l'articolo diventa taglia. La DBP di un articolo a taglia negli ulteriori dati mi riporta gli stessi coefficienti di consumo che mi ritrovo nei coefficienti di consumo della tabella taglia. In questo caso vi chiederete perché non ti sta replicando 0,511,5 ma ti mette tutto vuoto. Questo perché se io vado a impostare coefficienti di consumo e poi vediamo a cosa servono, nei coefficienti di consumo della tabella taglia valgono questi per la produzione. Se io li imposto qui o non li imposto qui, ma li vado a impostare negli ulteriori dati, cioè io qui metto 0,75, 1,250, poi boh, 2, ok? Questi qui prevalgono su quelli che ho impostato nella tabella taglie, quindi per l'articolo prodotto finito impasto pizza, non valgono i coefficienti di consumo della tabella taglie, ma valgono i coefficienti di consumo impostati nella distinta base, cioè personale, cioè sono di quella distinta base okay? allora a cosa servono mi direte questi coefficienti di consumo servono perché perché si utilizzano le taglie in produzione questo perché ho un'unica distinta base gestita su più taglie ma come faccio a prendere le quantità del mio componente sulla base della taglia perché io imposto una quantità che fa riferimento alla quantità di riferimento quindi per me in questo caso la quantità 1 cioè un chilo in più, devo attivare per ogni anagrafica articolo il coefficiente di consumo per taglia, dove si attiva anagrafica articoli, altri dati anagrafici, consumo per taglia. Questo vuol dire che quando io andrò a produrre sulla base delle taglie entreranno in gioco quei coefficienti di consumo e la quantità mi va a variare sulla base della tipologia di taglia che sto producendo. Quindi vediamo che la tabella delle taglie dice che se io produco lo 0,5, quindi il mezzo chilo, tutte le quantità mi devono essere prese per la metà, cioè allo 0,5. Vediamo se è vero. Quindi produco l'impasto pizza. Ok, quantità naturalmente mi apre l'input delle taglie, io dico ne produco una da mezzo chilo. Vediamo cosa mi dà come risultato. Naturalmente come acqua, ad esempio prendiamo il primo, lui aveva 360 in distinta base, la metà 180. Questo perché ho attivato il consumo per taglia e automaticamente ha agito il coefficiente di consumo sulla quantità presente in distinta base. Quindi le taglie utilizzate, vengono utilizzate per questo motivo. Come faccio a vedere se attiva il coefficiente di consumo per taglia? Naturalmente anche qui lo vedo, ho una colonna che mi dice, vediamo, adesso ne ho aperto un po' troppo, il consumo per taglia mi dice per quali componenti agisce il coefficiente di consumo. Se ci sono degli articoli che non deve agire il coefficiente di consumo, perché ad esempio produco delle maglie o dei giacchetti. il filo, il materiale vanno per taglia, vanno quindi per coefficienti di consumo, ma i bottoni no. I bottoni naturalmente non li attiverò il consumo per taglia, di conseguenza su quell'articolo con un bottone, anche se è una distinta base a taglia, non agisce nessun controllo di coefficiente e quindi mi prenderà l'esatta quantità che ho in distinta base. Sì. Le condizioni, naturalmente, se è una distinta base a taglia, mi si attiva la condizione di taglia, stessa cosa, cioè io condiziono un componente alla taglia. Quindi io gli dico eh, che l'acqua, la, la, adesso non lo so, ne aggiungo uno a caso, quindi faccio nuovo. Prendiamo sempre il nostro componente bis e gli dico questo componente me lo prendi soltanto quando condiziono, quando produci per la taglia 1 e basta, quindi vedete allora se io metto una taglia lui mi riporta la taglia, se invece metto più taglie, quindi ad esempio metto la condizione alla 1 e alla 0,5 quindi se io produco per 1,5 cioè 15 non me la deve prendere, lui mi mette la dicitura varia perché ho condizionato a più taglie. Sempre nel mio eh, cruscotto, diciamo, riepilogativo del taglio di riga, vedo anche qui la condizione, ho una condizione di tipo taglia per queste due taglie, qui le vedo, ok? Facciamo la prova, quindi adesso vado a produrre l'impasto pizza per 1, vediamo se mi prende quel componente bis, vediamo che lo vedo, perché è condizionata la taglia, ok? Non è attivo il coefficiente di consumo e quindi mi ha preso 1 naturalmente. Se io qui vado a produrre per eh, la quantità un pezzo per 15, quindi la quantità da un kg e mezzo, siccome c'è una condizione per taglia, naturalmente quello lì non lo vedo. Okay? Quindi anche le condizioni per taglia funzionano alla stessa maniera, però vanno per taglia. Il resto dopo sapete che le taglie hanno i progressivi suddivisi per taglia, unica anagrafica articoli e basta. Io sulle taglie in realtà non avrei tanto altro da dirvi. Ecco, un altro concetto di utilizzo del link per taglie potrebbe essere questo. Io ho utilizzato una distinta base da 500. Ok? Ma sì, potrebbe essere utilizzato anche per taglie, in realtà qui diciamo che viene utilizzato più per consumo, cioè io ho generato un'unica distinta base. Ho replicato lo stesso articolo eh, con quantità diverse, facciamo finta come se fossero Naturalmente taglie diverse perché sono le pezzature 500, 1000-1500. Però ognuna l'ho condizionata. A cosa l'ho condizionata al semilavora a quell'articolo? Quindi anche qui ho l'utilizzo della condizione da un'unica distinta base, e poi nelle altre cosa ho fatto? Ho richiamato il link, quindi vedete la combinazione di più funzioni: cioè la prima fase l'ho richiamata uguale, ma naturalmente lui nello sviluppo mi prenderà soltanto quei componenti condizionati a questo articolo. Eh, semilavorato prodotto finito okay? quindi l'utilizzo anche delle condizioni con link anche nel caso delle taglie si può linkare e condizionare a varie taglie quindi sulla base del link mi prenderà una, un componente oppure meno ok io sulle distinte basi direi che ci siamo a, a sufficientemente quindi le condizioni vabbè queste le abbiamo viste eh, come vi dicevo, a primo livello le condizioni si equivalgono di prodotto finito e semilavorato, cambiano a livelli la taglia, quindi nel caso si seleziona una taglia, come vi dicevo, vedo la taglia selezionata, nel caso di multiselezione vedo la dicitura varia. E qui sono quelle di avanzamento, che non starei neanche ve le ho scritte, ma in realtà queste poi le vedremo quando parleremo degli avanzamenti di produzione. Vi ho fatto vedere il caso della navigazione nel caso di un semilavorato. Ok, così vedete anche meglio. Distinta base, il tasto che si attiva o si disattiva in corrispondenza della presenza o meno di un semilavorato. Personalizzazione dell'ordinamento dei componenti, come solita questione, quindi avete la posizione del componente. Ecco, una cosa fondamentale che l'anticipo già, forse molti di voi sapranno. No? Ed è una cosa che eh, prima o poi comunque andremo a cambiare, ma finora è sempre, eh, diciamo, la modalità è sempre quella. Non fate fede alla, alla posizione dei componenti in distinta base, perché vedremo che l'unica stampa che vi mostra la, la posizione per come è stata codificata in distinta base è la stampa della navigazione in distinta base. Poi la vedremo oggi pomeriggio, quando vedremo velocemente con la funzionalità che è, è molto veloce. Ma eh, nelle stampe, negli impegni, nella produzione, eh, l'ordinamento dei componenti va per numero di record, quindi non va per posizione di distinta base, ma per numero di record. Naturalmente è una richiesta che ci è già stata fatta da tempo e siamo comunque consapevoli che è già nei progetti per andare a modificare. Eh, che comunque la produzione si rivalga sulla posizione dei componenti in distinta base, ma ad oggi, ve lo anticipo già così poi se lo vedete che non vi ritrovate lo sapete: va per numero di record. Lo stato l'abbiamo visto, distinte basi di variazione. Ok. Entriamo nel nuovo campo di un nuovo argomento, eh, vi ho detto che in produzione oltre alla distinta base primaria abbiamo tre tipologie di distinte base che mi permettono di variare la distinta base primaria, fondamentale è l'indice, ecco, quindi ritorno al concetto di indice come chiave di accesso per la variazione delle mie distinte base. Le vediamo molto velocemente perché in realtà sono molto facili da utilizzare, mm, quindi riprendiamo la nostra distinta base articolo corso, andiamo a ripulirla. Quindi lasciamo soltanto il mio componente e eh, vediamo come andarla a variare. Esempio, mettiamo eh, un indice. Adesso io lo chiamo indice, molto generico. Voi potete mettere quello che vi pare. Abbiamo detto che ha car 8 caratteri alfanumerico. Okay. vediamo eh, quali sono eh, l'utilizzo delle distinte basi. Abbiamo tre tipologie: distinta base articolo, cliente e ordine. Ordine cosa? Ordine cliente, naturalmente. Vediamo come si utilizza la distinta base di variazione cliente. Naturalmente, affinché agisca questa distinta base, dove la vado a creare? Ho il menu dedicato in cui posso fare nuovo. Naturalmente, in questo caso, la distinta base deve essere codificata sull'anagrafica del codice conto e non sull'anagrafica dell'articolo. Posso farlo dal menu dedicato o passando tramite il codice conto cliente. Quindi, se io apro un altro task e vado in contabilità... Rubrica Clienti e Fornitori, entro all'interno di un'anagrafica, ad esempio prendo Autogrill Ferraresi, e vado nelle condizioni, automatismi, condizioni, documenti di magazzino, ho il tasto distinta base di variazione, vedete? Quindi anche qui, quando lo clicco, mi, mi crea, diciamo, mi permette di codificare una nuova distinta base. In questo caso si tratta solo di righe di componenti e non di fasi di lavorazione, perché le fasi di lavorazione sono quelle della distinta base primaria. Quindi, come funziona? Io dico, quando io vado a produrre per l'Autogrill Ferraresi, io voglio che mi agisce eh, questa riga di componente, perché magari per loro c'è un particolare componente aggiuntivo. Quindi, mettiamo, vediamo, componente. prendiamo prendiamone una casa, mettiamo il scatola neutra. Ok, e facciamo finta che con la vendita di questo articolo loro in più c'è questa scatola neutra, perché per loro utilizziamo la scatola neutra e non utilizziamo la scatola, Adesso, anzi faccio un'altra modifica, quindi facciamo, vado un attimo a codificare, aspettate che ci ritorno. Così capiamo un attimo anche come si può utilizzare. Ritorno sulla distinta base dell'articolo corso. Facciamo che io qui metto scatola after. Ok. 1: Ok. Quindi io gli dico quando io produco per. Allora, quando produco sempre, mi devi prendere scatola after nello sviluppo. Quando io produco per Autogrill Ferraresi, se c'è una distinta base di variazione che agisce, quindi in questo caso non parliamo più di condizione, eh. vedete che potete utilizzare o la condizione o una distinta base di variazione, siccome c'è un indice, quindi corrisponde all'esatto indice che c'è nella, nella distinta base del mio eh, cliente, vuol dire che nello sviluppo agirà la distinta base, quindi l'indice deve essere il medesimo, indice, indice. Quindi se io qui scrivo indice 001, ma nella, 0, ma nella distinta base c'è scritto solo indice, eh? naturalmente non agisce, eh? quindi mi raccomando anche qui deve essere indice 01. Okay? Quindi deve essere identico l'indice, altrimenti non agisce, non c'è la chiave di ingresso. Quindi quando produco per l'autografo di Ferraresi non mi devi prendere scatola after, ma mi prendi scatola neutra. Voi mi dite, ma io come faccio a ricordarmi quanti indici ho all'interno di una distinta base? Naturalmente adesso perché uno me lo ricordavo l'ho scritto io avete dei tasti che sono import indici dovete cercare naturalmente qual è l'articolo degli indici che volete visionare in questo caso eh, articolo corso confermate e lui vi tira fuori l'elenco di tutti gli indici che avete all'interno di quella distinta base quindi vi propone proprio la riga per come è stata scritta in distinta base. Se dovete importare l'indice soltanto, diciamo così, per com'è, perché poi variate il codice componente, selezionate, confermate e vi riporta la replica diciamo, di quello che è scritto in distinta base. Altrimenti, se dovete importare l'indice eh, con quantità zero, perché magari vi serve per azzerare invece quella riga, perché quando producete per autodirifera resi non volete scatola after ma non volete proprio nessuna scatola. Allora selezionate indice e fate importa solo indici, vi importerà una riga con l'indice con quantità 0, questo perché un componente è valido quando la quantità è diversa da 0 e naturalmente va, eh, esiste, quindi se io metto indice eh, 01 uguale a 0 e facciamo finta che questa riga non l'avessi messa, vuol dire che quando io produco per Autogrill Ferraresi agisce la riga e mi va a cancellare quel componente, lo vediamo tanto comunque la distinta base è uguale, sa che me lo va a sostituire, sa che me la va a cancellare. Quindi distinta base, ho indice 0,1, scatola after, stesso indice. Adesso vediamo come funziona. Vado a fare una stampa sviluppo distinte basi. Produco normalmente. Vediamo che mi riporta cioccolato e scatola. Okay? produco per Autogrill ferrarese. cosa succede? gli ho detto che quando c'è l'indice mi metti quantità zero, agisce la variazione nello sviluppo, quindi fate finta che come se entrano tutti, si incastrano tra di loro dei tasselli immaginatevi una schermata dove qualcosa viene tolto, qualcosa si inserisce o viene variato quindi in questo caso viene tolto fate finta che come se entra qualcuno che ci butta via una riga e sparisce quindi quantità 0 e quindi lo sviluppo naturalmente. No, in questo caso vi aspettate un attimo allora, articolo corso, autogrill è, è giusto, ho confermato perché qui allora rientriamo dentro. Autogrill Ferraresi, cioè indice è lo stesso, ho sbagliato a scrivere, quantità 0. Allora, indice 0,1, quantità 0, perfetto. Articolo corso. Rientriamo dentro. Indice 01 scritto sì. Ok. Perfetto. Confermiamo tutto perché a volte chiudo. Rientriamo. Tante autogriffe rarese, giusto? Sì. Ok, produciamo per, abbiamo detto, lui. No, qui, qui c'è qualcosa che non mi squiffa, sinceramente. Allora, vediamo una cosa. Può essere anche che ci sia un'anomalia, eh? Dopo Stefano ti rispondo, voglio vedere un attimo sta cosa. Allora, proviamo a togliere che non vorrei che sia il semi lavorato, che gli dà fastidio. Adesso proviamo a mettere un componente. Ok, salviamo. Sono delle condizioni forse? No. Perfetto. Ok, confermiamo. Poi l'indice zero uno, quantità zero, confermo. Confermo, buon, qua ho confermato, sì, riproviamo, vediamo. Quanto il codice? È quello, no? Sì, 18, perfetto. No, qui c'è qualcosa, scusate, ma qui c'è qualcosa che non va, perché lui me lo dovrebbe, adesso voglio provare a fare una cosa, vediamo, mettere una modifica, non la cancellazione, ma la modifica, forse mi sto confondendo io, ma mi sembra che non stia funzionando in questo caso, vediamo un attimo. Allora, invece del bianco mi metti un chilo di fondente, vediamo se è vero. Ok, quindi non vado a cancellare, vediamo se il problema è quello lì. Ok, stampiamo, vediamo cosa succede. Nel caso, dopo ci guardo. Dopo pranzo, magari se c'è un'anomalia, lo faccio presente sul reparto di sviluppo. No, non mi sta funzionando la distinta base di variazione. Mi adesso su questo, lasciamola un attimo stare, magari ci ritorniamo oggi. Che provo a fare delle verifiche in pausa pranzo. Ok. E vediamo quella dell'ordine. L'ordine in teoria dovrebbe andare correttamente. Come funziona quella dell'ordine? Quindi partiamo da quella. Allora, Stefano mi chiede. Ma posso mettere anche solo l'indice nella distinta base senza indicare codice articolo, inserire articolo e inserire l'articolo si lo puoi fare, puoi mettere anche solo l'indice. Anzi, facciamo una prova, vediamo se facciamo l'ultima prova. Mettiamo solo l'indice. Vediamo cosa succede. Ok? Tanto l'indice a me mi sembra identico, adesso non so se mi sta sfuggendo qualcosa che vedete voi, magari ditemelo ma. Comunque Stefano ti conferma che puoi mettere anche solo l'indice, ma in questo caso adesso non mi sta funzionando questa, quindi secondo me non riesco a fartela vedere con questa, te la faccio vedere con un'altra. No, infatti non, eh, non sta funzionando quella di cliente. Sicuramente c'è qualcosa che non va siccome nello... abbiamo fatto delle modifiche nelle versioni può essere che qualcosa è saltato. Ok, allora vediamo quella ordine. L'ordine, naturalmente, dove si mette? Nel menu dedicato non si può andare a creare perché quelle si codificano soltanto in fase di ordine cliente. Infatti, vedete che vi riporta sigle e numero, quelle potete solo modificare e cancellare. Dove si vanno a codificare? Quando io vado in emissione e revisione e documenti. E crea un ordine cliente. Okay. Per il cliente, mettiamo qualcosa di diverso. BioStore di Bianchini Anna e gli metto articolo. Ah no, scusate, lo sapete forse perché? Una cosa che non ho messo prima. Forse funziona. Eh? Mi è venuto un flash adesso. E dopo sono talmente tante le robe che a volte ci dimentichiamo. Ecco perfetto, no, funziona. È che non mi sono dimenticato di impostare un flag e questo frega tantissimi. Mi ha fregato anche a me oggi. Quando voi salvate una distinta base o negli ulteriori dati avete questo campo, usa di BVC di BVO. Se non lo fregate naturalmente le distinte basi non agiscono. Mi ha fregato, quindi sicuramente è questo qui il motivo. Adesso se io lo vado a fare funziona. Quindi ritorniamo su quella cliente. Ho inserito l'indice, come dicevi te Stefano. Ho messo eh, il cioccolato extra fondente, se non ricordo male, per il cliente, quindi ritorno un attimo indietro su quelle clienti. Quindi mi raccomando, non fatevi fregare, eh, non fatevi fregare anche voi. Quindi in teoria, quando produco per Artogriff la Resi, mi deve trovare il cioccolato fondente, okay? Altrimenti mi devo trovare soltanto una riga di componente senza una riga con il cioccolato fondente. Extra fondente, quindi produciamo stampe, stampe sviluppo distinte basi. Ok, stampiamo direttamente per lui, così andiamo diretti. E in teoria in questo caso, dopo aver impostato il flag, ecco finalmente. Ci troviamo alla variazione, quindi come dicevi te, Stefano ha impostato soltanto l'indice, ha agito la distinta base e mi ha inserito una nuova riga. Se io produco senza quel cliente, naturalmente non ce l'ho. Okay. Quindi mi raccomando quel flag che okay, è fondamentale. Perfetto. Ritorniamo quindi sulla distinta base di variazione ordine, che naturalmente non mi avrebbe funzionato se non mi veniva in mente eh, quel flash del flag negli ulteriori dati. Quindi ritorniamo qui. Abbiamo detto creiamo un ordine cliente, mi arriva un ordine cliente da Bianchini Via Store di Bianchini Anna, sempre per articolo corso, ok, quantità 1. Quando sono qua mi si attiva un tasto distinto a base di variazione, stessa cosa, non cambia nulla. Come faccio a ricordarmi gli indici? In questo caso non mi chiede il codice del prodotto finito perché io sto facendo un ordine per quel prodotto finito, quindi è normale che voglio gli indici di quel prodotto finito. Quindi import indici, mi propone già l'elenco degli indici, lo seleziono, me lo importo, lui mi importa naturalmente gli indici, gli dico quando produci per Bianchini Anna... Mi devi mettere, non so, cioccolato ruby rosa, me ne metti un chilo, cioè non quando produci, eh, per Bianchini Anna mi raccomando, quando produci per l'ordine di Bianchini Anna che è il numero, adesso se lo dice, che è il numero 45, ok? Se io vado nelle distinte basi di variazione e ordine, vediamo che si è aggiunta una nuova riga di distinta base, che è quello per l'ordine 45 di Bianchini Anna. Che ha questo indice, quindi se io produco praticamente, faccio un esempio, per farvi capire il concetto di ordine non per variazione cliente, perché se io faccio la stampa e produco per il codice cliente bianchini anna, vediamo che non c'è quella variazione perché io sto procedendo soltanto per l'ordine 45. Quindi se io qui metto bianchini anna, vediamo che non me la ritrovo quella riga. Infatti, vedo solo cioccolato bianco, quella prima riga che c'era. Come faccio a metterci l'ordine? Mi direte: è l'unico modo per vedere lo sviluppo con l'ordine cliente quando io produco per ordinato. È un concetto di avanzamento di produzione, ve lo faccio vedere. Quindi, voi prendete quello che faccio per preso. Poi, chi seguirà anche i corsi di avanzamento, o comunque chi conosce già la produzione MXAL, sa cosa sto facendo o lo saprà quando faremo i corsi crea un nuovo ordine di produzione, quindi una nuova bolla, vado a creare eh, una, un ordine di produzione per ordinato, quindi cerco nei miei vari ordini clienti quella riga d'ordine, articolo corso, lo vado a, a, ad agganciare alla mia bolla di lavorazione, quindi è il 45, vado a impegnare tutti i, miei, i vari componenti della distinta base, in questo caso avviene lo sviluppo per quella particolare ordine, agisce la distinta base, d'ordine e vediamo che mi ha aggiunto infatti una nuova riga di componente cioccolato ruby e mi dice anche che aveva un indice indice 01 okay? quindi qui è l'unico modo per vedere come agisce eh, la distinta base variazione ordine naturalmente nella produzione quando io produco per ordinato ok siamo fin qui tutto chiaro distinta base variazione cliente variazione ordine e mi raccomando lo ripeterò un'altra volta mettete il flag Usa di BVO di BVC, altrimenti non vi funzionano le distinte basi. Fondamentale: stessa chiave di ingresso, stesso indice, carattere 8 alfanumerico. Ok. Strutture, molto velocemente anche questo perché comunque è un argomento di magazzino, non sto a soffermarmi troppo sulle strutture, come vengono utilizzate le strutture in produzione, perché ho tralasciato la distinta base di variazione articolo perché la vediamo quando parlo adesso di strutture. Allora, prima di iniziare le strutture, perché qui per mezz'ora vi voglio alti con l'attenzione perché è veramente difficile la struttura in produzione, voglio sapere se c'è qualcosa che non avete capito. Se qualcuno ha qualche domanda, la faccio adesso, altrimenti io vado avanti sulle strutture fino alla pausa. Ok, vai, dimmi, Michele. Allora, Michele mi chiede: differenza fra condizione e indice? Allora la condizione, allora, voi una distinta base potete condizionarla a dei clienti, quindi potete fare un'unica distinta base primaria e mettere n righe di articolo, dello stesso articolo con la condizione per n clienti diversi. In quel caso qual è la differenza? La differenza è che io quando vado a produrre eh, naturalmente eh, ho un'unica distinta base con condizioni clienti e non ho la, la distinta base sul cliente quindi in realtà non utilizza le distinte basi di variazione cliente quando andrò a produrre e avrò quel codice cliente naturalmente mi agisce perché leggo la condizione la differenza è solo questa, cioè ti evita la codifica di distinte basi clienti dopo ognuno le, le, usa, le usa diciamo come meglio crede naturalmente la condizione cliente ti implica di costruirti una distinta base con infiniti magari righe dello stesso codice perché ha ognuno ha una condizione di un cliente diverso il cliente invece cosa ti permette? Ti permette di avere anche lo stesso codice su tutte le distinte basi dei, dei clienti, tanto agisce un, un cliente, quindi in realtà hai una riga con un indice e agisce all'istinta base. Ecco, dopo dipende. Eh, di, diciamo che eh, come uno meglio crede l'utilizzo della dall'istinta base. Ecco, se la vuoi un po' più chiara ti consiglierei, se hai molte variazioni clienti, di fare le distinte base e variazioni cliente, naturalmente. Samantha mi dice: l'ultima parte non mi è chiarissima sulle distinte basi o ordini clienti. Allora, Samantha, come dicevo prima, se voglio una variazione per codice cliente, devo fare la distinta base di variazione cliente. Naturalmente, se io produco per ordine e ho anche una distinta base di variazione cliente, agiscono entrambe perché il codice conta sempre quello. Okay? Però, se io voglio produrre un articolo prodotto finito. Per un cliente, ma quel cliente a me non ha delle variazioni, cioè non è che implica delle variazioni col cliente, ma ha una variazione a livello di ordine, succede molto spesso nelle aziende che io produco un prodotto finito standard, su quel prodotto finito eh, mi vengono eh, diciamo, inserite delle modifiche in produzione magari nell'ultima fase perché eh, variano sulla base dell'ordine cliente. Quindi utilizzo la variazione sulla base dell'ordine. Molti magari producono soltanto per ordinato, quindi lavorano soltanto a partire da ordini clienti e non producono per magazzino. La differenza è che la distinta base di variazione ordine agisce soltanto per quell'ordine. Se esiste una distinta base di variazione articolo, sullo stesso codice conto, per cui sto facendo anche quella produzione, naturalmente agiranno entrambe. Ma. Quella condizione presente nella distinta base di variazione ordine agisce solo ed esclusivamente per quell'ordine cliente, se farà un altro ordine cliente e non ci sarà la distinta base di variazione ordine, agirà soltanto se esiste una distinta base di variazione cliente per quel codice. Non è, non è facile il concetto, bisognerebbe un attimo mettersi lì, fare le prove e cercare di capire. Samantha, ti è più chiaro o ancora non, non è chiaro il concetto? Ok, comunque naturalmente come vedete il tempo vola, siamo a mezzogiorno e dieci, abbiamo tantissime robe ancora da dire e quindi bisogna che poi magari successivamente voi vi mettete giù, iniziate un po' a studiare le varie funzioni e a fare le varie prove. Poi dopo come sapete avete il supporto a disposizione, noi siamo qui quindi vi rispondiamo quando ci aprite delle segnalazioni. Ok, allora io direi che partiamo con l'argomento più tosto della giornata che sono le strutture cioè in realtà è tosto in realtà eh, viene già trattato nel magazzino chi non ha mai visto le strutture sicuramente farà più fatica a capire naturalmente io non mi posso soffermare sulla, sulla struttura come argomento in sé per sé perché viene già trattato negli argomenti nei corsi di magazzino ma io ve ne tratto a livello di produzione quindi come viene utilizzato nella produzione Ok, allora chiudiamo un po' di finestra, cancelliamo tutte le stampe, puliamoci un attimo i dati. Ok. Prendiamo le diapositive che magari partiamo da quelle. Anche perché forse è più facile spiegarvelo dalle slide in questo caso che sul programma. Allora, come sapete avete le strutture articoli. Che differenza c'è fra un articolo semplice e un articolo strutturato? Molto velocemente. Un articolo semplice è un codice articolo che codifica un magazzino. È semplice, non ha nulla di più. L'articolo strutturato a partire da una radice posso creare n articoli prodotto finito. Quindi si chiama il mix elevato di prodotti finiti. Questo è molto utile soprattutto quando un'azienda produce una stessa marca, ma magari ha 50.000 varianti quella marca di prodotto finito. Facciamo l'esempio delle, non so, adesso parliamo dei biscotti tipo le gozzole, senza fare nomi eh, riferiti alle marche, cioè non tanto alle marche ma all'azienda che li produce quindi la gozzola che ha le varie gozze sappiamo che eh, vendono, vengono vendute in varie tipologie, integrali, farina normale farina integrale, poi magari hanno le, le gozze di cioccolato bianco le gozze di cioccolato fondente eh, adesso ci sono al cocco, le fanno col cioccolato con il cacao, senza cacao eccetera quindi potete utilizzare le strutture per andare a definire da un unico eh, codice di partenza, un'unica distinta base, n prodotti finiti, quindi un mix elevato di prodotti finiti. Io ad esempio ho proprio una via di tipo alimentare, mi sono creato una struttura dei dolci che ho chiamato dolciumi, quindi dove ho codificato una radice che per me è la marca, e poi ho aggiunto delle descrizioni che sono le mie varianti, i miei statistici. Allora, come sappiamo velocemente le strutture massimo con degli ultimi aggiornamenti negli ultimi mesi erano, diciamo, sono massimo 18 strutture, gli elementi è stato aumentato una volta era 9, ad oggi avete massimo 13 elementi per struttura. Quindi andiamo a vederle: eh, tabelle aziendali, strutture articoli. Create le vostre strutture, definite una descrizione e la struttura vera e propria come codificata, sulla base naturalmente delle vostre esigenze. Chi mi definisce eh, il numero diciamo di radice? Allora quando voi andate a creare le strutture la prima volta vi chiedete di andare a definire la dimensione della radice di base che è per me 5, cioè i primi 5 caratteri servono per andare a creare quindi un codice articolo di 5 caratteri per me quello può essere una struttura, se io ne creo già uno da 6 nel caso esempio dei dolzumi non posso collegare una struttura a dolzumi perché la radice è di 5. La eh, radice minima di base può essere soltanto aumentata e mai diminuita. Se io vado a creare una nuova eh, struttura, quindi nuova struttura, ve la faccio vedere solo sta cosa, io qui metto radice, quindi lui mi dice la radice mi propone 5, che è il numero minimo. Io se metto 3, lui mi dice non lo puoi fare. Valore minimo 5, nulla mi vieta che io posso mettere 6. Ok? Quindi lo posso aumentare ma non lo posso diminuire. Ho creato la mia struttura, gli ho definito se è una variante o uno statistico. Come sappiamo, la differenza tra variante e statistico qual è? Che il variante implica la codifica dell'articolo a magazzino, lo statistico non vuole una codifica dell'articolo a, a magazzino. Quindi, io posso mettere quello che voglio nel campo della struttura. Cioè, se è un campo di tre caratteri, io posso mettere se è uno statistico AAA, che nulla mi vieta che io metto 001123, lui me lo accetta. Quindi mi serve per la codifica del, del codice prodotto finito. Se io metto una variante, come nel mio caso, quando andrò sul campo tipologia, i miei caratteri devono avere per forza un codice che è presente a magazzino. La differenza è questa vado a definire quanti sono i caratteri dei, diciamo, delle mie posizioni, delle, diciamo, delle mie varianti, della mia struttura, vado a definire i parametri. Quando avete la produzione, naturalmente, avete anche nella modalità di automatismo la T, creazione più annullamento, è un po' quello che vi dicevo prima, cioè quando io vado a codificare un articolo nuovo che non è presente a magazzino, automaticamente è pre logicamente perché non ho effettuato movimentazione progressiva a zero. Cosa mi permette di fare? Mi permette di crearlo, me lo mette pre -cancellato. nel momento in cui c'è movimentazione mi, viene, mi torna naturalmente come articolo visibile, quindi non più pre -cancellato. Me lo ritrovo nell'anagrafica degli articoli. Questo perché viene fatto? Viene fatto perché molte aziende che utilizzano gli strutturati potrebbero avere un'infinità di articoli a magazzino. Quindi in questo caso io non li vedo, vedete che io vedo tutti gli articoli normali. Come faccio a capire se è pre cancellato nel filtro avanzato? <coughs> Scusate. Nel filtro avanzato avete la possibilità di vedere gli annullati, tutti e non, cioè voglio dire tutti e non. infatti mi compaiono degli articoli con questa icona, della X pallino rosso. Questi sono i precancelati, cioè sono quelli che praticamente, vedete, non hanno movimentazione è tutto a zero. Cioè magari li ho creati ma non li ho movimentati. E questo serve proprio per avere una visualizzazione un po' più ridotta degli articoli a magazzino di quelli che naturalmente sono a zero, che non, non sono in quel momento hanno il magazzino pari a zero. Questo qui naturalmente lo potete modificare, è un altro parametro, mi sembra, che potete fare la variazione nei servizi che potete anche impostare che di default voi questo filtro ce l'avete sempre come tutti e non, cioè che voi vedete sempre tutti, sia i precancellati che quelli non precancellati. Quindi ho creato la mia struttura, vado a definire su quale elemento voglio la mia distinta base, al 99% delle volte, anzi anche 99,9, la distinta base viene impostata sulla radice, sul primo elemento di struttura. Nulla mi vieta che lo possa andare a posizionare su un elemento diverso. In quel caso, come vi dicevo prima, dovete andare a codificare il codice articolo su cui andare a mettere la distinta base come eh, ar, eh, eh, diciamo articolo eh, distinta base, che è questo qui, come c'era nella slide iniziale, che è l'articolo di tipologia B distinta base. Okay? Quindi quando voi mettete una distinta base in una posizione diversa dall'1, cioè dalla radice, dovete andare anche a creare l'articolo su cui andrete a mettere la distinta base come articolo. Eh, di eh, distinta base, quindi ve lo faccio vedere. Anagrafica articolo quando andate a fare una nuova anagrafica dell'articolo nella tipologia. Quindi mettiamo codice dbp qui nella tipologia. Avete questo qui articolo distinta base. Ok, quindi questo viene creato quando dovete andare a codificare una distinta base su questo articolo. Quando avendo impostato che fa parte naturalmente a una struttura dove la posizione della distinta base non è sull'elemento di radice, cioè sul padre, sul primo elemento. La, la posizione della cartella. Cos'è la cartella? C'è una differenza fra tabella abbinamenti, che vedremo oggi pomeriggio, e cartella abbinamenti. La cartella abbinamenti mi permette di andare a definire quali sono le variabili, le varianti che devo andare a impostare in fase di input strutturato, cioè esempio, prendiamo l'esempio dei miei cioccolatini, Io ho un articolo che si chiama ehm, Delid, che per me è la mia marca, ok, sul Delid ho impostato la mia distinta base, adesso qui devo vedere perché sicuramente è precancellato, anzi è proprio cancellato, adesso me lo rimetto valido, ok. Perfetto, questa è la mia struttura, cioè io ho creato la mia struttura dolzume, ho creato il mio articolo siccome la posizione da dbp è sul primo elemento e quindi ho creato un articolo di tipo merce normale, ho creato il mio codice delit, inizio a creare la sua distinta base che poi vedremo cosa sono questi articoli composti, quindi ho fatto la sua distinta base, però io non mi ricordo... A mente quali sono tutte le varianti della mia, eh, dei miei cioccolatini, cioccolato bianco, al latte fondente, strafondente, pistacchio, ruby eh, caramello salato, eccetera. Mi devo aiutare. Con cosa mi aiuto? Mi aiuto con l'inserimento di una cartella abbinamenti. La cartella abbinamenti si inserisce naturalmente sulle strutture, come si inserisce schede tecniche, cartella abbinamenti è una nuova voce che ricompare nella codifica di articoli strutturati. Vi permette di inserire per ogni elemento della struttura quali sono le variabili che potete accettare in fase di codifica del vostro prodotto finito. Se non le metto, naturalmente lui non mi fa vedere quali sono le varie possibilità che ho. Se le metto, mi propone un elenco in fase di scrittura del prodotto finito di quelle che sono le variabili e poi ve lo faccio vedere come le vedo. Quindi qui io dico, tipo, la tipologia qual è? Per me è al latte, fondente, extra fondente, cioccolato rubi, pistacchio, bianco. Per me questi sono delle varianti e sono degli articoli codificati a magazzino. Qual è il formato per me? SMB, perché ho messo un carattere, quindi una lettera. S, cioè piccolo, small, 8 pezzi, medium, quindi 16 pezzi, big, grande, 24 pezzi. Confezione, per me qual è? S50 è la scatola, S51 è il sacchetto e 50 è la scatola a formato di Pasqua. X50 per me rappresenta la scatola o la confezione di Natale, quindi Christmas box. Okay? Una volta che ho impostato questi, naturalmente, vuol dire che ho attribuito una cartella, vuol dire che quando io andrò a codificare il mio articolo prodotto finito, io accetterò soltanto quegli elementi lì. Quindi se ad esempio mi arriva un ordine cliente sotto il periodo pasquale, quindi creiamo un articolo di Pasqua, che siamo adesso, ci cioè avviciniamo alla Pasqua, Per altro gusto, delete automaticamente riconosce che fa parte di una struttura. Mi apre l'empo strutturato, un po' come le condizioni. Chi mi pilota l'apertura automatica di questa finestra non è un parametro di produzione, ma è la struttura stessa. Quando eravamo nelle strutture, Qua nella radice c'è questo campo, input strutturato automatico, se impostate il flag tutte le volte che vi trovate in un campo in cui vi dovete andare a codificare o a scrivere una, una grafica di un prodotto finito, un codice articolo, vi apre automaticamente nel riconoscimento della radice di base l'input stru strutturato, okay? altrimenti se a voi non vi interessa perché non vi ricordate neanche la radice di base, quando siete, ad esempio, nel documento C, avete questo tasto input strutturati, lì vi chiede quale struttura volete andare, cioè l'ordine per quale struttura fa parte. Dolciumi. Qua avete i padri, quali sono i padri che fanno parte della struttura? Ho due codici, io ne ho nell'anagrafica, quindi è il DELID per me, quindi vi ritornate alla situazione di prima. Quindi avete due modalità, o vi ricordate a mano l'inizio del codice, oppure utilizzate direttamente la, eh, il, diciamo, vi, aiutate, vi aiutate insieme all'input strutturato. Comunque riconosce apertura automatica dell'info strutturato, c'è la cartella abbinamenti, come faccio a capirlo? Mi si attiva il tasto cartella, lo capisco anche perché se io qui metto robe a caso lui non me le accetta. Io confermo e dice variante non ammessa in cartella, quindi capisco che c'è una cartella, quello mi serve perché allora oggi mi arriva un ordine, l'ordine mi arriva, lo so di cosa mi arriva, facciamo finta che io invece lo devo produrre, quindi... Più che l'ordine, andiamo nella bolla di lavorazione, che forse ha un concetto un po' più... Eh, perché l'ordine, ma arriva un ordine, io quindi so eh, di cosa mi sta arrivando. Però in bolla, anche in realtà in produzione, però eh, facciamo finta che io produco per magazzino. Oggi produciamo, non so, i cioccolatini di che gusto? Ok, cartella, vi mostra l'elenco con la descrizione di quello che vi proponevano a cartella abbinamenti. Facciamo il pistacchio, che tanto va di moda formato grande per Pasqua, ok, confermo, invio, lui adesso qui ha la bolla quindi mi chiede la quantità che voglio produrre, lasciamo perdere, quello che ci interessa a noi è, mi ha codificato un articolo, delete T0P1B50, delizia pistacchio, easter box 24 pezzi, come faccio a definire la descrizione? Anche quello lo vado a definire nelle strutture, quindi vado nella struttura. Dolciumi, naturalmente eh, qua nei parametri lui mi dice la composizione della descrizione qual è l'ordinamento dei tuoi elementi che vogliono definire la composizione io gli ho messo l'ordinamento 1, 1 2 4 3 quindi lui cosa mi ha presa? mi ha presa l'1 delizia che è deli dalla descrizione di Deled. pistacchio che è la tipologia t0 più 1 che è l'elemento 2 quindi gli ho detto 1, 2 e mi sta mettendo il pistacchio. Il 4, quindi gli dico, voglio prima la confezione. Quindi mi devi mettere non 24 pezzi, mi metti che è la confezione di Pasqua, Easter Box. Quindi vedete, lui me ne sta girando in base all'ordinamento che gli ho impostato io. Ok? Quindi anche quello lo vedete lì. Concetto di precancellato lo vediamo qua sotto nella bolla, mi avvisa. Attenzione, questo articolo è precancellato, cioè io l'ho soltanto codificato, non è stato neanche movimentato. Se vado nel, nell'anagrafica degli articoli, il T0 più 1, B50, quindi magazzino anagrafica articoli, delete, delete, eh, T, non c'è, infatti non lo vediamo. Se io metto soltanto gli annullati, adesso andiamo in infinità, delete eh, T0 più 1, B50, al primo. 24 pezzi, vedete è precancellato, non è movimentato, progressivi stanno tutti a zero. Ok? Bene, la struttura bene o male è questa, però come si utilizza in produzione? Abbiamo delle letterine. Allora, spiego questa cosa delle lettere, poi io direi che possiamo fermarci. Ci rivediamo oggi pomeriggio. Io direi verso le 2 se siete d'accordo. Anzi, qualcuno mi aveva chiesto alle, alle 14.30 forse, esatto. Allora facciamo alle 14.30, così ci siamo tutti, perché poi lo riprendo, lo finiamo il discorso e passiamo agli argomenti successivi. Però finora di quello che ho detto sulle strutture è chiaro? In teoria sono argomenti di magazzino, quindi ok, perfetto. Concetto difficile delle, della lettera, articolo composto. Questo parliamo di mix elevato di prodotti finiti, unica distinta base, ma voi mi, mi potreste dire se io produco un prodotto finito, come, come posso andare a codificare i componenti? Cioè, se di una distinta base alla fine io riesco a ottenermi 200 articoli di prodotti finiti diversi, i componenti, come cavolo li condiziono? Cioè, come faccio a inserirmeli? O mi creo tutti gli articoli semplici e mi condiziono tutte le distinte, le distinte basi? Al prodotto finito o al semilavorato oppure introduco l'articolo composto. Cioè l'articolo composto come funziona? Questo lo vediamo dalle slide perché è veramente difficile. Allora, cioè in realtà è difficile all'inizio. Poi in realtà è chiaro, però bisogna un po' lavorarsi. Ho un distinta base delid, no? ve lo apro così la vediamo bene. Okay? Vediamo che ho. DL040BBBB. Cosa vuol dire? Mi direte, boh, articolo composto. Allora, io ho codificato nell'anagrafica degli articoli i miei cioccolatini, perché in realtà questa è ancora più complicata, sta distinta base. Cioè, una distinta base è strutturata, ma allo stesso tempo, quell'articolo composto per me è un semilavorato, perché l'azienda non acquista esternamente, quindi non è il concetto di buy, ma è un concetto di make. Cioè io faccio internamente anche il cioccolatino, quindi la mia, la mia prima fase della produzione è il cioccolatino. Poi successivamente andrò a impegnare il cioccolatino, andrò a fare tutte le mie eh, fasi di confezionamento e aggiunte eventualmente delle festività. Ok? Quindi facciamo finta che è comunque un articolo. Io li, li acquisto esternamente, quindi io mi vado a codificare a magazzino degli, dei codici di. Eh, cioccolatini, cioccolatini di tutte le tipologie al latte, fondente, al pistacchio cioccolato rubio eccetera ho codificato i miei cioccolatini tutti uguali con la eh, i stessi primi caratteri identici di L040 anzi lo vediamo che così vedete anche sulla mia anagrafica. se io prendo il cioccolatino Cioccolatino, vorrei vederli tutti. In realtà così li vediamo tutti. Cioccolatino, ok, vedete ho il cioccolatino bianco, il cioccolatino fondente. Vedete che tutti iniziano con DL. Adesso lasciate perdere il primo perché, come vi dicevo, è un'altra struttura. però, vedete, li ho codificati tutti con DL040. Quello che cambia è la parte dopo T. 0, B1, F1, F2, L1, P1, ma se eh, siete stati attenti prima vi dovrebbe venire un campanello d'allarme che vi dice ma io quelle lettere le ho già viste, dove le ho viste? Le ho viste nelle variabili della struttura, quindi perché andiamo a utilizzare le letterine? Perché in corrispondenza di ogni struttura eh, praticamente, quindi vediamo, abbiamo la distinta base, mi sono creato questi articoli composti poi vado un attimo avanti e poi ritorniamo sulla distinta base, vado a crearmi le mie input strutturato. in questo caso qui è un periodo, ho fatto l'esempio col Natale ma è uguale, non cambia nulla, ho creato il mio finito, ho scelto le mie variabili, ok vado avanti ho la mia anzi qui ve lo fa vedere su un'altra cosa, quindi lo vediamo direttamente sul programma vi ho fatto un altro esempio ma per non farvi confusione lo vediamo sul programma eh, apro la mia distinta base DELID e ho DL040. Quindi, io cosa devo fare? Devo prelevare i miei cioccolatini. Come faccio a dirgli di che tipologia? Allora, innanzitutto, perché vedo tre articoli uguali: vedo la pezzatura 8, 16, e 24. Perché in questo caso gli ho messo la condizione qui è un articolo variabile. Poi vi dico anche cos'è l'articolo variabile, ma facciamo finta. Ve lo spiego, praticamente io lo sto condizionando quando quel prodotto finito è piccolo, medio e grande, ok? Quindi quando c'è la S in quell'elemento, diciamo in quell'input strutturato, mi prendi la quantità 8, quando c'è la M mi prendi la quantità 16, quando c'è 24, quando c'è la B mi prendi quantità 24, quindi sono tre, perché ho tre condizioni eh, componente. Però quello che ci interessa a noi sono le lettere, perché ci sono questa BBBB. Cosa vuol dire BBBB? Vado nella struttura dei dolzumi, vedo che in corrispondenza dell'elemento tipologia, cioè del mio cioccolatino, del mio di tipo di cioccolato, ho delle lettere che è proprio la B. Vedete, prima lettera, B trattino S. Noi adesso guardiamo soltanto quella a sinistra, la B. Quindi io voglio prendere il cioccolatino di che tipologia? Ho quattro lettere BBBB. Se vi ricordate, ho codificato a magazzino tutti gli articoli uguali, ma poi cambiava quella T0P1, T0F1, T0F2, eccetera. quelli lì mi servono proprio per andare a prelevare lo stesso codice che c'è nel prodotto finito in quella posizione. Quindi la BBBB si trova nella seconda posizione. E ad a che punto lo troviamo del prodotto finito? Lo troviamo dal carattere 6 al carattere 9. Quindi, se io vado a fare lo sviluppo del mio prodotto finito, quindi vediamo anche uno sviluppo. Prendiamo l'altro perché quella che ho appena attivata è una stampa di prova che ho fatto io. Perché, come vedete, la modulistica può essere anche personalizzata. Ok, quindi li voglio oggi eh, al pistacchio, confezione da 8, scatola normale. Non prendiamo tante particolarità. Quindi, lui cosa fa? Dal carattere 6, quindi vediamo 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, il sesto è la t, settimo è lo 0, ottavo è la p, nono è l'1. Quindi, lui cosa mi dovrebbe fare? Mi dovrebbe comporre quell'articolo composto con questi 4 caratteri, t0 più 1. Vediamo se è vero. Stampiamo, delete. E lui naturalmente mi andrà a prelevare cioccolatino al pistacchio. Perché cioccolatino al pistacchio? Perché nell'anagrafica degli articoli ho codificato un codice articolo con questo codice. Mi ha preso questo codice perché la prima parte l'ho impostata io, la seconda parte lui me l'ha presa dallo sviluppo utilizzando le letterine di struttura da quel carattere a quel carattere di quell'elemento tipologia. È chiaro questo concetto delle, della lettera? Cioè Chiara sarà un parolone. <ride> allora, Stefano mi chiede: potevo mettere di tre articoli con la condizione eh, la CCC? Sì, in questo caso no, perché non è proprio giusto il concetto. Perché io lì sto scegliendo il cioccolatino, quindi a me mi serve la quantità, non mi serve. Eh, in base al formato del prodotto finito, però se la strutturi in modo che puoi utilizzare la lettera, poti utilizzare anche la C. In quel caso, eh, perché Stefano mi sta chiedendo, potevo mettere invece di tre articoli con la condizione le CCC, la CCCC a cosa corrisponde, vediamo, al formato. Non sono quattro naturalmente, ma è una, quindi sì, potevi mettere la C nel caso. Eh, Rosaria, ti capisco, non è facile, non è facile neanche per noi da spiegare perché la struttura ci vorrebbe una giornata intera solo per fare le strutture. Poi vi ho fatto vedere la parte semplice perché il problema qual è? Che la struttura legge da sinistra a destra e scrive da sinistra a destra, cioè lui mi ha letto T0, P1 nel codice protofinito e mi ha preso quella parte di codice e me l'ha messa dopo D0L, eh, cosa che era? Dopo DL040 mi ha messo T0P1. Okay? Quindi lui me l'ha presa. Pensate che una mano prende un blocco e la mette lì. E quindi mi crea il codice, legge che c'è nella grafica degli articoli e mi tira giù quel componente. Ancora più difficile è quando invece la lettura deve essere fatta da destra a sinistra. È per quello che io ho due lettere. Cioè, esempio, eh, rispetto alla tipologia, io potrei, potevo avere anche la S. Come funziona? Cioè funziona in quei casi in cui la combinazione che mi serve a me per prendere il codice articolo non viene letto da sinistra a destra, ma viene letta da destra a sinistra. Cioè se io avessi codificato nell'anagrafica degli articoli non il codice articolo DL040T0 più 1, ma l'avessi codificato con DL0401P0T, cioè l'avrei fatto al contrario, non potevo usare la B, perché se utilizzavo la B, lui praticamente mi avrebbe proprio preso dall'anagrafica degli articoli un articolo di L0401P0T, ma non esiste, cioè non c'è, quindi lui non mi avrebbe preso nulla. In quel caso avrei dovuto utilizzare la S, cioè che legge da destra a sinistra, quindi in quel caso lui mi avrebbe preso, mi avrebbe letto T0P1 da destra a sinistra e poi me li avrebbe rigirati e quindi mi avrebbe scritto da destra a sinistra questo qui ve lo faccio vedere nelle slide e poi direi che ci possiamo fermare perché vi ho portato un esempio allora riprendiamo sempre l'esempio di Delid questo ripeto è un argomento abbastanza ostico e complesso, qui ci bisogna un po' di analisi, un po' di studio e di prove perché le strutture sono abbastanza difficili da utilizzare più che altro è difficile la codifica e cercare di capire come meglio costruire la distinta base sfruttando le lettere e il codice del prodotto finito, perché poi ci sono i semi lavorati, sotto i semi lavorati, potrei avere altre distinte basi strutturate, eccetera. Quindi partiamo sempre dalla nostra distinta base, ok? Creo il mio articolo, in questo caso di, di Natale, quindi il mio codice articolo, normale, vado a vedere che all'interno della mia distinta base, vedete che ha una riga, siccome eh, io sto producendo per il periodo festivo, Vedete che nella seconda fase di lavorazione, che ho chiamato periodo festivo, in realtà per me non è una vera e propria fase di lavorazione, ma è una parte che comunque farei nel caso delle festività, ho aggiunto una riga nastro 25121, che per me è la data, ognuno se li codifica come vuole, poi iniziano le lettere, SS come in sto caso, che vi dicevo della, della lettura al contrario, 000C, cosa vuol dire? Lo vediamo come si compone. Quindi ho una struttura del packaging che per me fa parte la mia struttura nastro, perché anche questo comunque fa parte di una struttura. Quindi, qual è il tipo di nastro che devo andare a prendere sulla base della mia produzione? Vediamo. Allora, l'articolo sviluppato è il nastro 2512, quindi praticamente eh, eh, il nastro ha al 2512, poi avevo l'1, due lettere S, 000 e avevo la lettera C, mi pare. Vediamo, ve l'ho proprio scritto. Allora, tipologia è il nastro, codice del padre. Il prodotto, eh, semplicemente il secondo elemento della mia struttura, lo scelgo io, l'ho codificato io, quindi non c'è problema. È deciso dall'utente, esempio, in riferimento alla data 2512. Poi ho, eh, se ritorniamo indietro nella struttura, ho il materiale e il tipo. È uno statistico, quindi posso mettere quello che mi pare dal carattere 11 al carattere 13, ma nel, dal carattere 11 al carattere 13 del mio prodotto finito cosa c'è? Vediamo allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cos'è che avevo detto dall'11 al 13? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 e 13. Quindi andiamo avanti. Devo andare a prendere praticamente, allora aspettate un attimo, è un matricola tipo. Dall'11 al 13, quindi. Allora, scusate il secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, l'11 e il 13. Però devo guardare, solo che qui non ce l'ho da farvela vedere. Allora, apriamo anche l'altra struttura. Poi magari la rivediamo dopo pranzo velocemente, perché capisco che è abbastanza difficile. Ok, devo tenere due strutture aperte contemporaneamente: una è quella dei dolciumi e una è quella delle, delle, diciamo, del nastro. Quindi ritorniamo un attimo indietro. Ho una riga con il nastro. Vi allargo un attimo le slide che così non sto a uscire dalla, diciamo, dalla presentazione. In cui devo andare a costruire un codice articolo. Utilizzo delle lettere, perché io del nastro ne potrei avere infiniti a magazzino. Andiamo a vedere. Quindi vado nel mio magazzino, nella mia anagrafica degli articoli. Adesso io ne ho pochi, ma sempre per il solito motivo. Ok, vedete che io ne ho infinità. Ce l'ho di color crema, marrone, nero, azzurro, rosa, grande, piccolo, medio. Ma questi chi me li crea? Me li crea l'autocodifica cioè mano a mano che io vado a produrre. Questo perché? Perché il nastro è una struttura, quindi anche quello può avere un mix elevato di eh, tipologie. E eh, mi varia sulla base del mio prodotto finito, quindi sarà verde se produco al pistacchio, sarà rosa se produco il cioccolato rubio, azzurro se produco al latte, marrone se produco fondente, crema se produco il cioccolato bianco, quindi è tutta un'autocodifica che gli ho dato io, quindi ognuno è libero di crearsele come meglio crede. Quindi lui mi deve mettere nell'undicesima e tredicesima posizione della, eh, diciamo della struttura nastro le due S che però corrispondono al prodotto finito Delid, cosa c'è nella, nella struttura di Delid? Vediamo, eh, la S mi corrisponde alla tipologia, nel mio prodotto finito, le ultime due eh, lettere della tipologia, quali sono praticamente? Allora, tipologia, magari questo qui lo riguardiamo dopo pranzo perché è complicato, allora, prodotto finito, vediamo che, eh, ho detto due lettere S corrispondono alla tipologia, che per me la tipologia è data da T0 L1. Due lettere abbiamo detto lettura da destra a sinistra. Quindi le due lettere naturalmente da cosa partiranno? Partiranno da 1 e da L. Se avrei messo BB sarebbero partiti dalla T e la 0, perché la lettura è da destra a sinistra. Quindi 1L. E infatti, vediamo che nella lettura della codifica del mio articolo composto lui mi mette 1L. Ma perché non mi mette 1L, mi mette L1? Perché come vi dicevo prima la lettura viene fatta da destra a sinistra, ma la scrittura viene sempre ribaltata e quindi viene fatta da destra a sinistra e quindi mi mette L1. Infatti vi ho scritto la lettera S corrisponde al secondo elemento tipologia della struttura del prodotto finito, questo qui, nel nostro caso il tipo di cioccolato al latte. Lettura da destra a sinistra e scrittura da sinistra a destra. La C, che sarebbe l'ultima lettera, corrisponde alla dimensione e quindi del mio proto finito. Se io ritorno sulla struttura del mio, ehm, cioè corrisponde alla. Scusate un attimo, sta stampa me la tolgo dai piedi, corrisponde praticamente alla, al nastro, alla dimensione del nastro che viene data da cosa? Viene data dalla. Terzo elemento formato della struttura del prodotto finito, quindi corrisponde alla S, alla C, ma nel mio prodotto finito la C a cosa corrispondeva? Ritorniamo sulla struttura di Delid, corrispondeva alla al formato, la C, quindi io gli ho messo una C e basta, in questo caso invece la lettura è normale da destra a sinistra, abbiamo detto un carattere, quindi lui mi prenderà nel prodotto finito cosa corrisponde alla C, da che carattere il carattere 10. Qual è il carattere 10 del mio prodotto finito? Il mio prodotto finito è questo. Il suo carattere 10 è praticamente dato da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. La lettera S. Infatti, lui cosa mi dice? La lettera C corrisponde al terzo elemento formato della struttura del proto finito. Nel nostro caso il numero di pezzi è S, 8 pezzi, lettura da sinistra a destra, scrittura da sinistra a destra. Quindi gli articoli composti sono un argomento veramente difficile ma è difficile anche per noi da spiegare perché, perché si entra nel gioco dell'utilizzo degli articoli composti mano a mano che uno si inizia a analizzare qual è la situazione del proprio cliente e se naturalmente l'articolo composto innanzitutto gli serve perché se non vi serve a volte è meglio non crearsi neanche troppe difficoltà e utilizzare distinte basi con codici semplici ma ci sono purtroppo, cioè ci sono realtà che richiedono l'utilizzo delle strutture e quindi va studiata tutta un'analisi sull'utilizzo degli articoli composti in distinta base per la codifica in fase di sviluppo di tutti, di tutti gli articoli composti in veri e propri componenti per lo sviluppo di ciascun tipologia di prodotto finito. Vi volevo far vedere quel mix elevato di prodotti finiti, cosa vuol dire? Perché se io vado a fare ad esempio una stampa di produzione che non c'entra niente, in questo caso. Con la, tipologia di, cioè con la tipologia di informazione, ma vi tira fuori l'informazione che vi volevo far vedere. Cioè se io faccio la stampa del... allora, costi, listini, articoli di produzione, quindi che mi tira fuori un'altra informazione, però se io voglio fare la stampa della DBP Daily, ad esempio, lui mi tira fuori l'elenco di tutti... Le tipologie di prodotti finiti che io potrei fare con la mia struttura delid, vedete? Quindi mi tira. E questo è il mix elevato di prodotti finiti, cioè mi elenca tutte le varie tipologie di prodotti finiti che potrebbero nascere dall'utilizzo della struttura delit, se utilizzo un'altra struttura, che può essere il nastro in questo caso quindi il packaging. Lui mi tirerà fuori l'elenco di ah, beh, perché non ha la distinta base, quindi niente, prendiamo un altro che ha distinta base, tipo ecco, per me un'altra tipologia sono i solar che sono i succhi, quindi lui mi tirerà fuori l'elenco di tutte le tipologie di succhi che io posso fare con la struttura che mi sono creato, con la distinta base e la struttura. Naturalmente, lui va a prendere tutti gli elementi dalla cartella abbinamenti se esiste, altrimenti. Eh, fa ecco esatto, prende le, gli elementi da cartella abbinamenti naturalmente quindi mi tira fuori tutto l'elenco di tutte le varie tipologie di prodotti finiti che potrebbero nascere dalla mia struttura con le strutture quindi si può effettuare l'autocodifica di nuovi articoli in base al parametro come vi dicevo, quindi uti utilizzare articoli non presenti in anagrafica articoli proprio per questo motivo perché vengono anche autocodificati nel caso di componenti, come nel mio caso i nastri, anche quella è una struttura quindi vengono autocodificati in fase di produzione e di sviluppo, creare, auto creare automaticamente i codici dei componenti, quindi quello che abbiamo appena detto, precancellare logicamente un articolo quando la giocenza di magazzino risulterà verde, quello che vi ho detto, avere i progressivi di magazzino ora aggruppati per livello, controllare la validità di un codice attraverso l'utilizzo di una cartella degli abbinamenti sviluppare mh, calcoli corrispondenti ad una certa parte del codice, definire a quale campo della struttura è associata alla DBP come vi dicevo quasi sempre alla radice definire a quale campo della struttura è associata alla cartella degli abbinamenti per imporre i vincoli di codifica quindi qual è l'imposizione che se io metto un elemento che non esiste cioè se metto una variante che non esiste lui non me lo accetta definire e gestire una distinta base aperta, il solito concetto di distinta base aperta di MEXAL